Ecco cari amici, oggi vi ho portato a godere con me di questo splendido albero, con le radici esterne, fuori, invece che sottoterra come siamo abituati a pensare, perché noi le radici non le vediamo, sappiamo che esistono, però non le vediamo. Ed eccole. Cosa può significare? Significa la gioia della vita, le cose che vengono fuori, quindi un inno alla vita, un inno alle cose belle. E vedete, gli uccellini sempre si rallegrano. Ed ecco questo bellissimo albero che ho scoperto subito. Un albero con le radici all'esterno. Una bella scoperta. Ed è l'inno alla vita, quello che è dentro, invece fuori. La bellezza dell'esteriorità delle cose belle, della vita, perché la vita poi nasce dove? Dalle radici. Nasce dalle radici e risplende. Ecco. La mia consueta borsa. Un albero che sta crescendo, cresce e ci mostra le proprie radici. Quindi è un qualcosa, un inno alla vita, perché è un qualcosa che dovrebbe rimanere dentro, celato, all'interno, nel terreno, visibile a nessuno. Ecco che esce fuori. Esce fuori e ci dà questa maestosità che fa parte della vita. Ecco alcune cose celate, ecco che vengono fuori come un inno alla vita, un inno alla vita perché le cose belle vengono fuori, si notino, si vedono.
primo luglio 2014 col canto degli uccellini. Vi saluto da San Giorgio Piacentino, Gennaro Gelmini. Eccoli, i nostri uccellini, il nostro canto.